Torniamo a parlare dell'assemblea di Un'Industria Como con questa intervista al presidente di Regione Lombardia, Roberto Maroni. Venendo a oggi, una delle richieste che faranno, che hanno fatto in questo periodo gli industriali di Como, era la istituzione di una zona franca. E proprio l'altro giorno in consiglio è stata approvata una mozione, quindi la regione si presenta non a mani vuote. Stiamo andando in questa direzione. Domani nella giunta che faremo a Riccagioia, l'assessore Melazzini presenterà una delibera che dà attuazione anche a questo principio, una cosa importante. Queste sono le buone notizie. Le cattive notizie però vengono da Roma, lo dirò oggi perché ieri il governo ha deciso di rinviare il rifinanziamento della cassa integrazione in deroga per il 2013 e questo è fonte di grande preoccupazione per me. E poi anche l'altra brutta notizia è che si è esaurito il plafond dei contributi per le assunzioni dei giovani, il cosiddetto click day, ma si è esaurito per la Lombardia, mentre le regioni del sud sono arrivate a non superare il 10% delle disponibilità, per cui tutte le nuove domande presentate dalle imprese lombarde saranno respinte. Chiederò al ministro Giovannini una rimodulazione del plafond, perché qui la richiesta c'è. E non è giusto che non sia soddisfatta solo perché hanno fatto male i conti nel riparto dei 160 milioni per finanziare le nuove assunzioni. Si senta, il TAR della Lombardia ha giudicato ammissibile il ricorso contro la legge elettorale regionale. Scusa, non manifestamente infondato. Sì, vabbè, comunque. Si è rinviato alla Corte Costituzionale. Beh, non ho ancora letto le motivazioni, mi pare una roba un po' stravagante perché il premio di maggioranza è previsto addirittura nella legge nazionale e in altre leggi regionali, quindi non si capisce perché sarebbe incostituzionale per la Lombardia e costituzionale per il Parlamento italiano. E in ogni caso, da quello che ho letto, ma mi riservo di leggere le motivazioni quando mi saranno notificate, mi pare che comunque non avrebbe alcuna influenza significativa sui numeri in Consiglio regionale. Non è che viene cancellata la legge, quindi è una cosa che mi riservo di verificare. Ma sono qualche consigliere? Cioè sì, non lo so, forse, ma appunto mi riservo di. Ma sottolineo il fatto che se è vero che riguarda il premio di maggioranza, voglio dire, per le elezioni politiche nazionali si vota col premio di maggioranza e quindi a Roma va bene e a Milano no. È un po' strana la cosa.